Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi farò un piccolo test per poi fare dei video più seri, ma questo è un test appunto per capire se sul mio long range posso montare la Insta360 One Air, perché dal punto di vista del design è un action cam a tutti gli effetti, nel senso come sono le GoPro, come può essere una DJI Osmo Action. La mia intenzione è di montare appunto questa Insta360 One Air e di utilizzare il modulo a 360 gradi. Però diciamo posizionato come si posizionerebbe in un action cam tradizionale. Ovviamente il modulo posteriore non inquadrerà praticamente niente perché è puntato verso il dietro della batteria, quindi la parte posteriore praticamente non inquadrerà niente, mentre avremo comunque 180 gradi di visuale, perché il modulo anteriore riprenderà a 180 gradi. Quindi sono curioso di vedere se questa registrazione creata da Insta360 One Air poi con il suo programma software, che è disponibile sia per Mac che per PC, che è una figata secondo me pazzesca, perché sì, è vero che ci dà diciamo un ulteriore lavoro da fare, perché il file che viene prodotto da Insta360 One Air non è subito utilizzabile, quindi dobbiamo passare appunto attraverso questo suo software, ma che però ci permette di fare un sacco di cose. Quindi ci permetterà di avere la visuale a 180 gradi, ci darà tantissime inquadrature, quindi potremo scegliere inquadrature anche verso l'alto, verso il basso, lateralmente, cioè avere tantissime inquadrature. Quindi la mia intenzione è quella. Questo è solo un test appunto per capire se questa cosa funziona, è una figata, o se invece è una cagata pazzesca. Quindi diciamo che il tutto nasce per questo motivo. Ovviamente se poi dopo questo test il risultato sarà diciamo ottimo, la proverò in un long range serio, in una location seria, in una location fighissima, mentre oggi è solo un campo agricolo, per capire appunto se ha senso o meno questa mia idea di montare questa Insta360 One Air con il modulo a 360. Poi ovviamente ho anche il modulo 4K classico, quindi quello lo posso montare tranquillamente, anzi appunto anche quello rimane interessante, perché anche quello, creando il file che possiamo utilizzare in post produzione col suo software, potremo decidere dopo se avere un angolo grande di inquadratura, un angolo ristretto, cioè cose che con le altre action cam bisogna decidere prima di partire, mentre con Insta360 possiamo deciderlo dopo. E in più ragazzi, questo test mi servirà anche per capire come vola il Crocodile 7 con il nuovo firmware Betafly 4.2, sì, perché gli ho installato appunto questo firmware, quindi sarà anche il primo volo test da questo punto di vista. Quindi per capire se questo firmware si comporta bene o male, o se dà dei problemi comunque nel volo e nella stabilità appunto del volo. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi di questa cosa, se è un'idea secondo voi figa, se invece è una cagata pazzesca, se è meglio che la utilizzo come action cam standard su un drone long range, o se ha senso una cosa del genere. Quindi ragazzi, non perdiamo più tempo e partiamo col GPRC Crocodile 7 long range e action cam di Insta360 One Air. Ok ragazzi, tutto è andato bene, il drone ha volato bene, anche il firmware 4.2 di Betafly
mi è piaciuto un sacco, il drone si è comportato benissimo, è diventato molto morbido, pastoso, mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Gli RPM filter si fanno sentire, il drone mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Secondo me è migliorato dal punto di vista appunto della stabilità, non fa mai una sbavatura, non fa mai niente, è preciso e allo stesso tempo super morbido, dolce, come deve essere un drone long range. Era solo un panorama agricolo, ma appunto perché non volevo fare il primo tentativo di una cosa del genere in una location che poi avrei buttato magari il video perché veniva una cosa inutilizzabile. Quindi era inutile che andassi in una location bella, rischiare comunque il drone e tutto per andare magari su per una cima di una montagna e poi tornare indietro e avere un video inutilizzabile e quindi una cosa che mi avrebbe davvero tanto deluso. Quindi ho preferito fare questo test e condividerlo subito con voi. Quindi io non ho ancora visto le immagini, vi sto parlando, ma io non le ho ancora viste, quindi scrivetemi voi nei commenti cosa avete visto, se vi è piaciuta questa idea, se ha senso portarla in una location più figa dove si fa un long range serio, in una situazione e diciamo in un panorama da drone long range. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato la Insta360 One Air montata sul drone long range della GPRC Crocodile 7 vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao! Yeah.